10 anni di attività, centinaia di cantieri messi in regola e un lavoro cooperativo che vede attivi diversi enti e istituzioni. È Cantiere Vigile, un'iniziativa nata per garantire sicurezza ed efficienza nei luoghi di lavoro più complessi e delicati, i cantieri. Capisaldi sono la prevenzione, il rispetto delle regole e la formazione. Il progetto nasce una decina di anni fa per una collaborazione fra gli ispettori dell'azienda USL che seguono la sicurezza del lavoro e le polizie municipali. Ci sono delle cose comuni che abbiamo cercato di portare avanti insieme, che sono la sicurezza del lavoro, che è una competenza della USL, la regolarità, che è una competenza del lavoro, che è una competenza dell'INAIL, ma anche delle forze dell'ordine, e complessivamente come è organizzato il cantiere, perché nell'organizzazione del cantiere viene fuori sicuramente la sicurezza. Il progetto prevede che le polizie municipali vadano a fare delle verifiche che sono di competenza loro per quello che riguarda l'occupazione del suolo pubblico, perché come vedete in questo cantiere il cantiere occupa sempre degli spazi all'esterno dell'edificio. Poi comporta il fatto che ci sia da parte della Polizia Municipale una verifica dei documenti presenti all'interno del cantiere. Il fatto che l'attività ispettiva attraverso Cantiere Vigile sia estesa anche all'attività della Polizia Municipale è un fattore in più, in generale per due ordini di ragioni. Il primo è che comunque la Polizia Municipale, essendo presente in maniera capillare sul territorio, ha una conoscenza del territorio e delle cose che vede che è maggiore di quella che può essere di altri organi. E il secondo è che comunque la Polizia Municipale, concentrandosi anche sull'aspetto documentale, dà un aiuto in più all'organizzazione, nel senso che l'aspetto documentale non è fare la carta, ma è il gestire i documenti in modo utile e in modo chiaro. Un cantiere dove i documenti siano gestiti in modo utile e in modo chiaro, dove l'impresa sia o organizzata di suo in maniera positiva in questo senso, oppure stimolata ad esserlo, è un cantiere dove comunque c'è un'organizzazione maggiore. Un'organizzazione maggiore significa anche sicurezza maggiore, e non solo, perché ampliando il discorso anche agli interessi del committente, che poi è quello che deve difendere il coordinatore, vuol dire anche alla fine una qualità del lavoro maggiore e quindi una qualità del prodotto maggiore. In pratica, in questi anni, degli 800-900 cantieri che noi come USL controlliamo, che corrispondono sempre a 2500 imprese, perché in ogni cantiere ci sono sempre più di un'impresa, si sono aggiunti più di 300 cantieri. Ora è un controllo che è leggermente diverso, ma ci ha permesso di poter fare capire alle imprese che la cultura della prevenzione copre vari aspetti. La Polizia Locale collabora con l'ASL, con l'INAIL e con la Direzione Territoriale del Lavoro con lo stesso obiettivo, la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In più c'è un altro aspetto molto importante al quale tengo in maniera particolare, che è la prevenzione. La Polizia Locale è spesso accusata di concentrarsi sulla fase repressiva. Ci viene detto che facciamo le contravvenzioni, facciamo le multe. Nel cantiere vigile questo non avviene. La Polizia Municipale non ha competenza sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro e quindi necessariamente il nostro intervento è esclusivamente preventivo. Accediamo al cantiere, lo controlliamo, se ci sono delle irregolarità le segnaliamo all'ASL affinché possa appunto fare l'approccio più professionale, più tecnico ed eventualmente anche applicare le sanzioni. Il progetto, specie nei primi anni, quando era limitato alla pianura, avevamo fatto già in quei periodi delle statistiche sugli infortuni, avevamo visto che dopo 2 anni di cantiere vigile gli infortuni cominciavano a calare. Nell'analisi dei nostri dati abbiamo colto il fatto che oggi i maggiori rischi di infortunio sono in alcuni settori ben definiti, tra cui l'edilizia rappresenta sicuramente uno dei più pericolosi.
Solo che coprire gli interventi in ambito di cantieri edili è estremamente difficile se la cosa viene affidata solamente ai nostri servizi di controllo, perché noi sappiamo che i cantieri sono molto diffusi nel territorio e molti di questi cantieri sono anche abusivi, per cui non se ne conosce nemmeno l'esistenza. La polizia municipale rappresenta veramente il partner ideale. Individuano un rischio e ci avvertono dicendo: guardate che abbiamo trovato questa situazione che non va bene, non è a norma, abbiamo bloccato la lavorazione, a questo punto chiediamo il vostro intervento per gli ulteriori procedimenti da mettere in atto, che vanno ovviamente dal sequestro del cantiere, al sequestro di apparecchiature oppure alla semplice segnalazione all'autorità giudiziaria e al ripristino di una situazione di legalità. È stato fatto un'attività di formazione. Gli operatori che hanno partecipato a questo progetto sono operatori motivatissimi, devo dire, quindi hanno fatto in questi anni tantissimi accessi. Però qual è il valore aggiunto di questo progetto? Che essendo personale formato sia in materia di sicurezza sia in materia di controllo della regolarità, ci segnalano solo quelle che sono le situazioni di effettiva irregolarità, quindi c'è un controllo capillare molto esteso, lavoriamo moltissimo in collaborazione con gli altri enti, che sia l'ASL, che sia l'INPS, che sia l'INAIL, che siano le forze di polizia, anche per altri aspetti, perché noi nella nostra missione, nel nostro compito c'è anche quella, guardiamo sì la sicurezza nei cantieri, ma guardiamo anche la regolarità al lavoro nero, quindi questa lotta al lavoro nero. In questi anni abbiamo notato che molte delle piccole irregolarità che riscontravamo nel primo accesso come polizia locale venivano autonomamente sanate dagli stessi operatori, dal responsabile del cantiere, prima che arrivasse il controllo dell'ASL, e questo sicuramente è un valore aggiunto. Le imprese che hanno conosciuto questo tipo di attività e che quindi oggi sanno che facendo questo tipo di controllo anche la polizia municipale, il numero di accessi e di controlli ovviamente è aumentato, sono consapevoli, no, del fatto che possono essere assoggettati a controllo e quindi cercano di lavorare in maniera più corretta. Credo che sia stato importante aumentare anche il numero di comandi che collaborano a questo progetto. All'inizio, 10 anni fa, partimmo in 3 comuni in provincia di Bologna: Castelmaggiore, dove lavoravo io, Molinella e Granarolo dell'Emilia. Oggi il numero è cresciuto in maniera importante, tra l'altro anche la città di Bologna, la Polizia Municipale di Bologna partecipa al progetto, e questo ovviamente ci ha dato la possibilità di aumentare in maniera importante il numero di sopralluoghi e di controlli fatti. Ormai siamo una città metropolitana, quindi una collaborazione molto forte con gli altri comuni e le altre unioni di comuni credo che sia importantissima. È cambiato il mondo dell'edilizia, è cambiato il mondo del lavoro, quindi è cambiato sicuramente anche questo tipo di attenzione. Credo che ci sia anche più attenzione da parte dei lavoratori, perlomeno su un punto di vista della loro sicurezza. Nonostante questo, comunque vediamo che continuano gli infortuni pesanti sul lavoro, quindi l'attenzione deve essere tenuta molto alta da questo punto di vista. La cooperazione fra gli enti è una cosa fondamentale in un mondo globalizzato dove credo che se non c'è collaborazione fra gli enti nessuno riesce a raggiungere i risultati che si vogliono, cioè in questo caso più sicurezza, ma in altri casi più equità fra le persone, più capacità dello Stato di capire esattamente i bisogni, ma anche richiedere i doveri dei cittadini. Questo lavoro che si sta facendo serve anche a salvare delle vite umane, insomma. Se sappiamo quanto l'edilizia sia la bestia nera degli infortuni sul lavoro insieme all'agricoltura, non solo come gravità, quindi come morti l'anno, ma anche come numero di incidenti. Sono i due settori dove sono più gravi e più frequenti gli incidenti. Non solo, ma abbiamo notato come durante ovviamente l'inizio della crisi, e quindi dopo il 2008, questa curva ha avuto un'impennata decisamente alta. Quindi
la prima cosa che si risparmia in momenti di crisi è sulla sicurezza, purtroppo, e diventa ancora più importante essere vigili sui cantieri, quindi l'azione di prevenzione, l'azione di controllo della Polizia Municipale, anche la nostra azione in quel caso come provincia di coordinamento di queste azioni, di facilitatori rispetto alle unioni, è stato un ottimo laboratorio campione di collaborazione interistituzionale che ancora funziona e che a mio avviso davvero ha prodotto dei risultati tangibili nell'abbassare questa curva, ovviamente legata a quello che è la sicurezza dei lavoratori nei cantieri. In particolare anche proprio col rapporto con le unioni di comuni, penso che il cantiere vigile, partendo dall'unione Reno-Galliera e poi espandendosi grazie appunto all'azione della provincia, sia stato un banco di prova ideale per quello che adesso sta svolgendo la città metropolitana, quello dell'azione regolatrice e facilitatrice rispetto all'unione dei comuni di iniziative da fare insieme. Quindi questo è stato un progetto che è partito proprio col piede già metropolitano. Dottoressa Giannini, perché è importante il progetto Cantiere Vigile? Il settore dell'edilizia, intanto va detto, è uno dei settori a maggior rischio. Purtroppo i dati degli infortuni ci dicono, nonostante vi sia stata una riduzione nel tempo, che questo settore paga il contributo più alto in termini sia di gravità che di frequenza degli infortuni. E da qui nasce il progetto di cooperazione, se così possiamo dire, con le polizie municipali. È un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni. Noi facciamo attività finalizzata a verificare la regolarità, ma in termini preventivi, non in termini sanzionatori, non in termini di andare a ricercare quelle che possono essere le violazioni, ma di prevenzione, informazione, relazione con le imprese e anche con i lavoratori. È proprio questo l'aspetto che lo caratterizza e che in questi anni ha anche dato ai nostri operatori lo stimolo per fare un'attività più incisiva. Questo tema del coordinamento tra gli enti di controllo è un tema, come dire, all'attenzione. Noi lo abbiamo anche inserito come sollecitazione e anche come obiettivo specifico nel piano regionale della prevenzione, che diciamo definisce un po' il piano della prevenzione in tutti i settori, in tutti i setting, compresi gli ambienti di lavoro, e dedica un'attenzione particolare con un progetto specifico proprio alla salute e sicurezza dei lavoratori edili. La formazione è fondamentale, non solo la formazione di chi effettua l'attività di controllo, in questo caso dicevamo gli operatori del corpo della Polizia Municipale, ma è importante la formazione a tutti i livelli, dai datori di lavoro ai lavoratori, con dei percorsi ad hoc, perché i cantieri sono una realtà lavorativa molto insidiosa, per cui è importante una formazione che coinvolga tutte le figure che oggi hanno un ruolo e una responsabilità rispetto alla sicurezza. La sicurezza è un po' come l'educazione stradale, la puoi imparare sui libri, ma deve far parte di una cultura che già da ragazzo ti insegna a avere dei comportamenti. È una salvaguardia della propria salute e quindi anche della collettività, perché non ci dimentichiamo che gli infortuni provocano poi dei costi importantissimi da un punto di vista ovviamente morale, ma anche da un punto di vista concreto per la società nella quale noi viviamo. Ora quindi è un cardine fondamentale dell'educazione che ognuno di noi dovrebbe avere e che oggi, e questo è un obiettivo anche dei nostri corsi, noi cerchiamo di mettere nella cultura delle maestranze, ma anche nella cultura dei giovani che vengono a frequentare i nostri corsi. Sono entrata a far parte del progetto Cantiere Vigile nel 2013, quando è stato emanato il DM 4 marzo del 2013 che disciplina la posizione, l'integrazione e la revisione della segnaletica stradale nel cantiere stradale. Il legislatore ha ritenuto necessario emanare questo DM per disciplinare le fasi più pericolose del cantiere stradale, che sono appunto le fasi della posa della segnaletica. Perché sono le fasi più pericolose? Perché ovviamente l'utente della strada non ha percezione del fatto che si incontrerà un cantiere fin tanto che non trova la segnaletica. Noi operatori della ASL abbiamo pensato di incrementare, di implementare il progetto Cantiere Vigile
non più volto solo all'edilizia tradizionale, ma anche alla cantieristica stradale. E così abbiamo dato il via a nuovi percorsi formativi per gli operatori delle polizie municipali dei vari comuni della provincia, per sensibilizzarli a questa problematica e al controllo in questi particolari ambienti di lavoro. Oltre alla formazione degli operatori della Polizia Municipale, abbiamo effettuato anche degli incontri con i datori di lavoro di queste imprese, proprio per trasmettere la grande importanza di questa legge e l'importanza della protezione appunto dei lavoratori, ma non solo dei loro lavoratori, ma di tutti gli utenti. Da quando abbiamo ampliato il progetto Cantiere Vigile, e si parla quindi di Cantiere Vigile Stradale, i dati raccolti sono dati sicuramente positivi, cioè la cantieristica stradale è sicuramente molto più presidiata e controllata e più sicura di come non potesse accadere prima. L'Istituto Professionale Edile ha ospitato il 10° congresso Filca CISL per l'area metropolitana bolognese con il nuovo segretario Gaetano Lombardi, che ha avanzato le proposte e chiarito gli obiettivi per far fronte al futuro del settore edile, soprattutto in questi tempi di crisi. L'obiettivo per quanto riguarda la Filca CISL è quello di cercare di tutelare nel miglior modo possibile le persone che si rivolgeranno a noi. In secondo luogo, la priorità io credo oggi sia la rioccupazione di molte persone che sono state purtroppo espulse dal settore in questa crisi. E in questo speriamo che Blenit, che è la borsa da lavoro che è stata creata dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni imprenditoriali, dia una svolta nella possibilità dei lavoratori edili di poter trovare una nuova rioccupazione. Nel bando ISI 2016 per i finanziamenti alle imprese, reperibile sul sito INAIL e destinato appunto alle imprese anche individuali del territorio regionale ad esclusione di quelle agricole, si segnala che tra i tre assi in cui è suddiviso, uno riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. In occasione dei primi 70 anni di attività, l'IPLE promuove tra le tante iniziative anche un concorso multimediale sulla sicurezza, Sicuri si cresce, per sensibilizzare i lavoratori edili e in modo particolare i giovani sul problema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È finalizzato alla produzione di spot televisivi, filmati, fotomontaggi, lavori grafici, cartoni animati o altri materiali multimediali. La partecipazione è aperta a tutti. La premiazione avverrà il 17 maggio 2017 in occasione dell'evento organizzato per i 70 anni dell'IPLE al Teatro dell'Antoniano a Bologna. I migliori lavori saranno poi messi in onda nelle puntate della nostra trasmissione Edilizia Sicura. Tutto reperibile sul sito www.edili.com. Nell'ambito formazione superiore, da marzo a luglio 2017 IPLE organizza un percorso di formazione per tecnico esperto nella gestione dell'energia per la filiera dell'edilizia, 300 ore di cui 120 di stage. Per l'area sicurezza, da mercoledì 1 marzo 2017 IPLE organizza invece un percorso di formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Per informazioni e per i posti ancora disponibili si può come sempre consultare il sito www.edili.com. L'IPLE dà la possibilità di introdurre i giovani preparati in uscita dai propri corsi per un periodo di stage gratuito in azienda, per operatore edile alle strutture del terzo anno e per operatore edile alle strutture del secondo anno. Per informazioni consultare il sito www.edili.com.